riteniamo che di queste giornate, di questi momenti ce ne sia sempre bisogno per affrontare in modo più specifico queste tematiche. Agrigento come Caltanissetta è stato colpito da questi arresti legati al tema del caporalato, quindi da questo punto di vista parlare di questi temi, che è proprio il tema principe della campagna, penso che sia più che mai necessario, anche in un territorio come questo e insieme ad altre iniziative che portiamo avanti, pensiamo di poter, portare un piccolo cambiamento in senso positivo a favore dei lavoratori stranieri. E se offriamo delle opportunità legali, corrette, un modo di vivere dignitoso a queste persone e la possibilità per esempio di utilizzare i trasporti che sono un nodo assolutamente strategico perché i caporali normalmente se li vanno a prendere, quindi se diamo delle soluzioni alternative, oltre ovviamente ad un'assistenza sanitaria che è fondamentale, io credo che possiamo aprire piano piano una strada per far sì che anche chi lavora in agricoltura, e sono soprattutto immigrati che lavorano in agricoltura, sia che vengono per periodi brevi legati alle colture, sia che vivano qui, abbiano delle condizioni di vita dignitose. Il problema è la difficoltà degli stranieri che per un contratto di lavoro per sempre vogliono per regolare anche che lavorano tempo lungo per un contratto di lavoro cercano sempre un contratto perché senza contratto non possono regolare senza contratto non possono mettere regolare in Italia. Per questo loro lavorano senza contratto e anche pagano poco, lavorano tanto tempo che al giorno 12 ore, qualcuno mi ha raccontato che è un più e meno, questo è il problema solo per lavoro.